Ma avete visto con i vostri occhi i nostri concittadini che frugano fra i cassonetti dell'immondizia? Prima vedevamo solo i rom, adesso ci sono gli italiani. Vanno dietro i supermercati a recuperare la frutta marcia per poter mangiare. Uno schifo totale, pensioni che non bastano e questi signori che si permettono queste cose lussuosissime. La prima cosa che noi faremo se prenderemo il governo è prendere i 4.000 dirigenti dello Stato. Tutti si attenzionano, i parlamentari che prendono 15.000 euro. Lo sapete quanto prende il capo della polizia? 70.000 euro. Lo sapete quanto prende il comandante generale dell'arma? 45.000 euro. Lo sapete quanto prende il presidente dell'INPS? 60.000 euro. Ma nessuno controlla che questi prendono soldi e quando se ne vanno fuori prendono 3 milioni e mezzo di buonuscita. Che fa? Non ci accorgiamo che questi 4.000 dirigenti pappano a quattro ganasce? Se andiamo noi al potere, tutti a casa. Tutti a casa! Tutti a casa! E il dirigente dello Stato non può prendere più di 7 volte del primo dello stipendio, dell'ultimo stipendio della sua amministrazione. Per esempio un carabiniere prende 1.200 euro, 7 volte 8.400 euro. Il comandante ce l'ha, non può prendere più di 8.400 euro. Bravo! Cominciamo a tagliare perché i soldi non bastano. Abbiamo della gente che ha perso ogni speranza, ma vi rendete conto, un giovane su 5 non vuole lavorare perché non ha voglia di lavorare, gli è passata la voglia di lavorare. Abbiamo perso la gioventù nostra. Quando il giovane non vuole più lavorare è morto, cioè non cerca nemmeno il lavoro, chi se ne frega, viva la giornata. Dov'è la dignità di un uomo? Ecco perché quando sento dire a qualcuno adesso se tu mi voti ti do 80 euro, quel cialtrone di Renzi, e con 80 euro la gente aveva bisogno, gli ha dato il 40%. Poi ci sono altri che regalano altri soldi sotto altre mentite spoglie. I soldi non si regalano, si regalano il lavoro, si regala. Noi andiamo a far lavorare la gente, dice guarda qua c'è un lavoro, vai a lavorare, non che ti regalo il denaro. Sia ben chiaro, noi diamo dignità e la dignità la dà solo il lavoro, non il denaro regalato. Quando tu regali il regalo, il denaro, fai quello che fa la mafia, fa quello che fa la camorra, fa quello che fa l'andrangheta che regala denaro. Noi non ci trasformiamo in organizzazione criminale nella maniera più assoluta. E poi non posso stare nemmeno a casa mia tranquillo, entrano a casa mia, mi rapinano, mi menano, mi violentano la moglie e quando io reagisco in galera, come sarebbe? Come sarebbe a dire? Quando io reagisco in galera, come sarebbe a dire? Io difendo i miei familiari e i miei beni e voi mi mandate in galera. Come i poliziotti hanno inventato il reato di tortura. C'è un po' d'acqua?